Un artista completo, un genio a 360 gradi. La Biblioteca Apostolica Vaticana ha recentemente dedicato un volume di straordinario pregio e ricchezza a Gian Lorenzo Bernini, i disegni di Bernini e della sua scuola, a cura di Barbara Iatta e Emanuela Gobbi. Il volume, oltre 600 pagine in italiano e inglese, costituisce il compendio di una ricerca iniziata circa 4 anni fa, con il proposito di raccogliere tutti i disegni del maestro del barocco in possesso della Biblioteca Apostolica Vaticana. Il catalogo si compone di 4 nuclei principali sviluppati in 26 sezioni per un totale di 398 disegni. C'è da rilevare che principalmente sono provenienze chigiane, quindi la famiglia Chigi, quindi la famiglia di Papa Alessandro VII Chigi, ma abbiamo anche altre provenienze. Chiaramente la Biblioteca Vaticana, essendo una biblioteca di biblioteche, conserva provenienze diverse, quindi abbiamo anche un nucleo barberiniano che ha una sua importanza. Ma anche tra i Vaticani latini, quindi tra i fondi più generici, abbiamo un altro nucleo consistente di circa 60 disegni, molto importanti perché sono relativi a San Pietro, che vengono dalla collezione di Virgilio Spada, dell'oratoriano, appunto, frato oratoriano vicino a Borromini e comunque nell'ambito di Papa Innocenzo X Panfili, e quindi abbiamo diversi pontificati, perché Bernini servì sotto 7 pontefici. In realtà sono 8 o 9 i pontefici che lui vide o comunque in qualche modo furono nella sua vita, ma di fatto servì 7 pontefici e soprattutto con alcuni ebbe un rapporto talmente stretto, talmente privilegiato, veramente quasi quotidiano, in particolare con Urbano VIII Barberini e con Alessandro VII Chigi. Bernini non fu solo l'architetto papale più stimato dell'epoca, talentuoso scultore e anche pittore, ma più in generale un grande ideatore e inventore dall'acuto ingegno, che seppe applicare in diverse arti come la commedia, la decorazione di stoffe e paramenti liturgici, l'illustrazione di testi e la creazione di oggetti di arredo e ornamento. Nel ricco fondo chigiano uno dei codici più interessanti e divertenti è sicuramente il codice Chigi Pisasto IV. È un codice di 15 caricature raffiguranti prelati e cavalieri, molto discusso dalla critica tutt'oggi, poiché si è cercato di identificare i personaggi ritratti, perché rispetto alle caricature conservate all'Istituto per la Grafica di Roma, in questo caso non abbiamo scritte identificative dei personaggi ritratti. E la critica ha poi dibattuto sull'autografia di questi fogli, alcuni ritenuti copie di originali berniniani oppure copie autografe dello stesso maestro. E questo deriva dal fatto che all'interno del codice sono inseriti dei fogli volanti raffiguranti lo stesso personaggio ritratto sulla carta del volume. Ed è sicuramente questa un'espressione dell'attività grafica di Bernini più particolare ed anche privata che il cavaliere produsse nell'arco della sua carriera.